massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Dare Bellato Medical Group. IG Plus News Treviso, ben ritrovati. Poco dopo le 13 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti all'ingresso dell'A27 del casello di Treviso Nord a Villorba per un incidente fra due vetture. Una persona è rimasta ferita, l'altra è deceduta. I pompieri accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre un uomo, forse colto da malore, è stato a lungo rianimato dal personale del SUEM, ma purtroppo il medico ne ha per l'appunto dovuto constatare la morte. Assistita dai sanitari, invece, l'altra conducente, la polizia stradale, ha eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 15. Trovate il nostro articolo di cronaca su notiziaplus.it, potete leggerlo cliccando sul link in descrizione della news. Ancora cronaca, blitz al Giro d'Italia fallito da parte degli attivisti di ultima generazione che questo pomeriggio all'altezza di Roncade hanno tentato di lanciarsi in mezzo alla strada mentre sopraggiungeva un gruppetto con quattro corridori in fuga. Pochi istanti di concentrazione, poi gli attivisti sono stati subito fermati da agenti della polizia della Polstrada e della sicurezza della Corsa Rosa, quindi i disagi per la corsa sono stati assolutamente minimi. Proteste invece verso gli ambientalisti da parte del pubblico che aspettava a bordo strada il passaggio della carovana nella tappa partita da Pergine Valsugana con arrivo a casa. I giovani di ultima generazione sono stati tutti identificati dalle forze dell'ordine. È stato pubblicato oggi nel sito web istituzionale del Comune di Treviso l'albo degli enti gestori di centri estivi e camp per l'estate 2023 per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. In particolare, i centri educativo-ricreativi saranno 20, 10 camp sportivi e circa 35 sedi utilizzate per le attività educative, ludiche e sportive. Anche qui l'articolo dedicato su Notizia Plus. Firmato oggi dal consigliere di Infratec Consorzio Stabile Andrea Lapastina e dal direttore generale dell'USS2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, il contratto per la realizzazione del nuovo blocco urgenze ed emergenze dell'ospedale di Conegliano. L'avvio dei lavori, primo step dell'importante operazione di ricostruzione della Santa Maria dei Battuti, è fissato per il mese di giugno. Il cantiere avrà una durata contrattuale di ben 880 giorni, pertanto l'ultimazione degli stessi da parte dell'impresa aggiudicataria è prevista per la fine del 2025. Al termine del restyling, ha sottolineato Benazzi, Conegliano avrà, con l'unica eccezione del polo chirurgico già di recente costruzione, un ospedale completamente nuovo, assolutamente d'avanguardia, più in linea con gli attuali standard e molto più confortevole per i pazienti. E con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario. Vi ricordo, come sempre, che potete ricevere ogni giorno gratis nel vostro smartphone tutti i nostri contenuti o solo quelli che decidete voi mediante l'app DigiPlus.